Amici carissimi del Tino Carogati, ben ritrovati come sempre qui sulle frequenze di YouTube per questa lezione di pianoforte leggero numero 320, nonché il tutorial del venerdì. Allora, l'autore credo che non serva veramente descriverlo né dire qualcosa di particolare, il grande Lucio Battisti. In questa Innocenti Evasioni, è un brano del 72, era contenuto in un album che, se mi dicessero Tino, quali album porteresti se dovessi andare a vivere su Marte? Ecco, uno è senz'altro questo, Umanamente Uomo, Il Sogno, che contiene, oltre a questa Innocenti Evasioni, capolavori come I Giardini di Marzo, Comunque Bella, e la splendida E Penso a Te, nonché altri brani. Che dire di questo brano? Una canzone molto, un brano molto scanzonato, con un testo molto particolare, scritto logicamente dal quel genio che è stato Mogol. Oggi mi vedete solo, tra le altre cose, perché la Erminia è andata nelle Marche, a Fossombone, con la Maria, e quindi sono qui solo, soletto, per ancora un po' di giorni. Dicevo, un brano molto scanzonato e anche dalla ritmica così non esattamente semplice da tenere. Dicevo che non sono ammattito perché avete visto che il video iniziale è stato realizzato nella tonalità di Do maggiore. Nella realtà delle cose il brano è in Mi maggiore. Ho fatto questo transpose perché molto semplicemente mi è stata richiesta una base e quindi ho unito l'utile al dilettevole, ma non preoccupatevi che nel tutorial spiegherò anche il brano nella sua tonalità originale, che è appunto il Mi. Ho altre cose da dire? Direi di no, direi che andiamo alla tastiera per vedere questa Innocenti Evasioni del grande Lucio Battisti. Userò il pianoforte, differentemente da come ho fatto nel video iniziale, così il suono è sempre più chiaro, si capiscono meglio le note. Allora, brano che, dicevo, io ho suonato in Do maggiore con un timing di 118. Questo è il Do centrale. Oh, brano geniale, come sempre, è quello di Lucio Battisti, è che lavora molto, insiste molto a livello armonico sull'accordo di dominante, visto in Do naturalmente è l'accordo di Sol, e infatti il brano comincia proprio con una triade di Sol, alla quale fa seguito, questo movimento si ripeterà per molte misure nella canzone, l'alternanza cioè di un Sol triade a un Sol undicesima, in pratica quindi una triade di Fa con basso di Sol, La, Do, Fa, lo prendiamo così, oppure possiamo prenderlo così, che ricorda di più la sonorità del piano elettrico, perché venne suonato, mi pare, da Dario Baldambembo in quell'LP. Quindi lo possiamo prendere così, così facciamo cantare il Si. C'è una intro che va a ripetere per un tot numero di misure,
questo andamento, e sempre però su queste armonie entra il cantato di Lucio Battisti, che sappiamo tutti è una canzone famosissima. Che sensazione di leggera follia sta colorando l'anima mia, immaginando preparo il cuscino qualcuno. Ecco, finalmente l'approdo in do, dove adesso va fatta questa cosa molto ritmica, perché il basso in questo brano è ha un'importanza notevole. Quindi noi andremo a suonare da prima una triade di do alternata in pratica ad una triade di mi minore, ma sappiamo bene che con un basso di do questo accordo si tramuta in un do settima maggiore. Andremo a fare questo movimento. Come sei bella, amore, no, è già nell'aria qualcuno, le parole va bene, sappiamo che hanno poca importanza. Dunque do, è già nell'aria qualcuno, dobbiamo fare fare al basso la mano destra, la mano sinistra, questa cosa, mentre qui continuiamo. Infatti questo vorrebbe essere un terzinato e do, mi fa, mentre con la destra dovremmo andare avanti tan 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 tan, a segnalare che cosa? I quarti della misura, questi. Fatto questa piccola scaletta ascendente dal do sino al fa, eccoci giunti sulla armonia di fa, dove andremo a suonare do fa la nella destra, basso di fa, ma dobbiamo fare con il basso, cercare di fare questa cosa da prima, quindi fa, quindi la re, do fa la re, facendo queste note la destra rimane invariata, perché qui in pratica il brano gioca su queste armonie di fa e di re minore settima, ma sappiamo bene che un re minore settima altro non è che una triade di fa con un basso di re, e quindi la nostra destra rimarrà inalterata. Sorriso ingenuo e profumo, e quindi andiamo in sol. Qui bisogna cercare ritmicamente di fare quello che fa in pratica si fanno un po' tutti gli strumenti, chitarra in primis. Pa pa pam pam pam, queste sincopi, dobbiamo cercare di farle. Da prima in sol, quindi re minore settima, e la strofa riprende. In gira dischi le luci rosse poi, champagne ghiacciato e l'avventura può iniziare ormai. Ecco, c'è questa cosa da fare che fa sempre il basso e che noi possiamo fare con la mano sinistra, cioè da prima armonia di sol, sol undicesima, ancora sol, sol undicesima, e alla fine della misura andiamo a suonare questo sol, fa, re, fa, sol, che ci fa riapprodare sul sol. Accendo il fuoco e mi siedo vicino. Anche qui alterniamo ancora, sempre con basso, un pedale in pratica, quello di sol. Alterniamo la triade di fa a quella di sol, che ci porterà in do. Accendo il fuoco e mi siedo vicino qualcuno. E ripetiamo quello che abbiamo fatto prima. Stasera arriva qualcuno, sorrido intanto che fumo. Eccoci arrivati al sol, adesso da qui partirà l'inciso. Va detto che questo spaccato, che riprendiamo dalle parole accendo il fuoco, mi siedo vicino qualcuno, ecco, a partire da qua, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ecco, qui ci sono delle misure spezzate, perché se noi andiamo a contare 1, 2, 3, 4, stasera arriva qualcuno, 3, 4, 1, 2, 1, c'è una misura che dobbiamo valutare, calcolare come se fosse di due quarti, a meno che possiamo anche intenderla
unitamente alla precedente, come un'unica misura di 6 quarti, però il tempo è tagliato, eh? Quindi attenzione, cioè non fa così, per capirci. Dunque, non mi siede vicino qualcuno, stasera arriva qualcuno, sorrido intanto che fumo. Perché se io l'avessi suonata così, adesso la lasciamo perdere quel movimento del basso, allora sì, sarebbe stata completamente, sarebbero state completamente misure tutte di 4 quarti, invece no, cioè ci sono due misure di 2 quarti di cui dobbiamo assolutamente tenere conto, ma ci aiuta il basso. Se andiamo a fare questo, ci sarà più facile inquadrare proprio ritmicamente questo passaggio. Intanto che fumo, quindi andiamo sul sol, ma come mai qui c'è uno stacco dove io fa qualcosa di diverso, ho fatto un glissato, si può anche non fare, siamo sul sol, ma come mai qui stasera. Allora qui dobbiamo cercare di movimentare un attimo la ritmica, e le armonie sono quella di re minore settima, ma come mai qui sol stasera, do settima maggiore, e mettiamo un do sesta, quindi sol la do mi, ci sta bene. Quindi ma come mai qui stasera ti sbagli, sai, non potrei, non aspettavo, ti giuro, nessuno, sta un'atmosfera, ma cosa dici mia cara, sono prove, no, e quindi essere ripetuta per 3 volte questo piccolo verso. Adesso arriviamo sul sol, non sono prove, no, un po' di fuoco per scaldarmi un po' e poca luce per sognarti, no. Andremo ad arpeggiare le armonie di re minore settima, da, 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 da. Mi minore settima, quindi un fa settima maggiore, dove andremo a ci fermiamo un attimo su questo fa settima maggiore e andiamo a suonare questo, andiamo a suonare do re mi, acciacchiamo quello che è il sol con un mi fa. Sapete che qui adesso c'è un attimo di sospensione, tap ta ta pum, c'è un fill di Tony Cicco, che suonava nella Formula 3, ma che ha suonato in tanti dischi di Lucio Battisti, ta ta ra, pum. Il brano ricomincia nella strofa, stessa armonia. Sediti qui accanto, anima mia, ed abbandona la tua gelosia se puoi. Facciamo questo con il basso, e sol, fa, re, fa, sol, proprio come fa il basso nel disco originale. Combinazione, un po' di champagne se vuoi, amore, ancora questa cosa. Quindi, combinazione, un po' di champagne se vuoi, amore, come sei bella, amore. Faccio perché ho sbagliato. Combinazione un po' di champagne se vuoi, amore. Ecco, qui andiamo sul do, quindi le armonie le ripeto: do settima, do settima maggiore alternato al do, appunto. E il basso che fa questa scaletta, quindi questo do fa la re, do fa la re. In pratica le note sono queste. Se vuoi amore, come sei bella, amore, sorridi e lasciati andare. Quindi ancora sol, dobbiamo cercare di fare quanto più possibile questo. Si sente proprio nel disco che c'è questo momento sincopato sia sul sol che sul re minore settima.
Ora avete visto a questo punto che nel video iniziale io ho fatto una roba del genere. In realtà non c'è questo nel disco. Sapete bene che nel disco a questo punto c'è unicamente la batteria che tiene il ritmo per tutta quella che è quel tratto di strofa, e quindi poi il brano ricomincia e quindi rientrano tutti gli altri strumenti. Io ho fatto una cosa del genere, ma si può tranquillamente restare lì e continuare a suonare le nostre armonie, che sono: se chi può bussare a quest'ora di sera, sarà uno scherzo, un amico, e chi lo sa, non alzati, chiunque sia si stancherà. Amore, come sei bella, amore, ho ancora un brivido in cuore. Ecco, su questo sol possiamo giocare con un'alternanza di sol e sol con la quarta sospesa, quindi ho ancora un brivido in cuore. Da, 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 da. Uno stop sul sol. Ba, ba, da, da. È il brano che riprende suonando re minore, re minore settima, sol. Possiamo anche suonarlo, prenderlo settima, questo sol ci sta bene. Ba, ba, da, da, da. Ba, ba, ba. Do settima maggiore, do sesta, sol, ora il disco originale va avanti così, e come era consuetudine di quegli anni, ma anche degli anni a venire, il disco va sfumando, e avete visto che io nel video ho fatto una chiusura, perché in qualche modo lo dobbiamo chiudere. Che cosa ho fatto? Una volta giunto sul sol, non sono andato sul do, bensì sul fa. Sul fa, dove ho acciaccato il la attraverso la sua nona, che è il sol. Quindi ho suonato un do con il mi al basso, do, sol, do, mi al basso. Ho ripetuto lo stesso movimento in armonia, questa volta di do minore con il mi bemolle al basso, e ho fatto acciaccato stavolta il mi bemolle attraverso il re. In pratica vado a suonare, suono anche il sol con il mignolo, e quindi un re minore settima. Con un do, magari anticipato da un sol, quindi molto si può fare, si può non fare. Poi, proprio per terminare, vado a mettere un sol con la nona aggiunta, vado a suonare, cioè sol, re e mi, basso di do. Il brano è tutto qua, se vogliamo. La difficoltà sta in quei... Beh, innanzitutto qui, sicuramente. Vado a rifarvelo piano. Questo va fatto. Devo cercare appunto di andare a sottolineare i quarti con la destra mentre il basso si muove. Addirittura io lo faccio anticipare rispetto al battere, perché già c'è il battere nella destra, no? Eccetera, eccetera. Per il resto, nel momento in cui nell'inciso c'è da muoversi un po', bisogna cercare di tenere questa, che è un po' una ritmica chitarristica,
Se io avessi una chitarra, la suonerei questo, che è poi quello che viene suonato nel disco originale. Naturalmente è facendo questo tipo di disegno ritmico con la destra, il basso deve cercare di entrare un po' nel discorso, ma non imbattere. O meglio, alterna il battere al levare, proprio per dare questo senso ritmico. Possiamo fare come alternativa, come variante per arricchire, perché il basso è uno strumento estremamente ritmico e lo dimostra anche in questo brano. Per andare sul sol possiamo farlo attraverso le due note di passaggio, la e la bemolle. Quindi la ritmica diventa più serrata e più somigliante naturalmente anche a quello che accade nel brano originale. Bene, ho detto tutto, adesso rivediamo il tutto rapidamente in tonalità di Mi. Le strutture saranno le medesime, logicamente cambieranno gli accordi e quindi sappiamo che la dominante di Mi è il Si, così come la dominante del Do è il Sol. Iniziavamo il brano in Sol vedendolo nella tonalità di Do, lo incominciamo vedendolo invece nella tonalità di Mi con un accordo di Si. Quindi, triade di Si, nella destra con basso di Si, triade di La, sempre con basso di Si. Ecco, sulla finire della misura andiamo a fare quello che abbiamo fatto prima in Do, prima facevamo Do, pa, 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 pam. Qui in Si faremo Si, La, Fa diesis, La, Si, quindi Si, La, ecco, magari interponiamo la quinta, che ci sta bene. Andando andando di leggera follia, sta colorando l'animo mio, immaginando preparo il cuscino. Quindi La, Si, qualcuno, stasera arriva qualcuno. Andiamo a fare le stesse cose identiche, andiamo a vedere nel dettaglio. Quindi qualcuno nel profumo. Sì, eravamo in Si, mi sto facendo un po' di casino. Amore, anzi, qualcuno, esattamente. Che cosa diremo su questo qualcuno? Che cosa diremo musicalmente, nel senso che cosa andremo a suonare? Una triade di Mi che prendiamo così, che è comoda. Si, Mi, Sol diesis con dita corte sui tasti bianchi e dita lunga, dito lungo, in questo caso perché è uno solo, il Sol diesis, lo prendiamo così, con il nostro anulare. Così facendo anche il Re diesis, che renderà il Mi settima maggiore, lo prendiamo con l'indice. Quindi, una volta giunti sul Mi, mentre continuiamo a sottolineare i quarti con la destra, suonando un Mi, faremo quella scalettina che abbiamo fatto prima in Do, naturalmente adesso in Mi, suonando Mi, Fa diesis, Sol diesis, La. Arriviamo sul La, lo possiamo prendere visto che eravamo comodi, così, Do diesis, Mi e La. Stavolta andiamo giù a prenderlo perché siamo più gravi a livello di note, quindi sarà comodo prendere questo Do diesis, Fa diesis, Mi, La, Do diesis, Fa diesis, sempre con l'accordo di La, perché l'armonia, lo ricordo, sono quelle nella realtà di La e di Fa diesis minore settimo.
questa alternanza ce la dà il basso, perché la destra seguita in pratica a suonare una triade di là. Quindi sì, fa diesis minore, settima, riprende la strofa. In gira dischi le luci rosse, poi champagne ghiacciato e l'avventura può iniziare ormai. Accendo il fuoco e mi siedo vicino qualcuno. Stasera arriva qualcuno. Sorrido intanto che fumo. Ma come mai? È il solito stacco, eh? Ma come mai? Dove, ripeto, se vogliamo fare un glissato lo facciamo, altrimenti lasciamo perdere. Cioè, perché non è facile, nel senso che ci stoppiamo. Ma come mai? Se vogliamo farlo proprio completo, dobbiamo fare in modo che ancora quando stiamo glissando siamo pronti a intervenire con il nostro fa diesis, perché l'armonia sarà quella di un fa diesis minore settima. Ma come mai qui sì settima stasera? Quindi facciamo questa alternanza nella mano destra di mi, mi settima maggiore, mi sesta. Quindi si mi sol diesis, si re diesis, sol diesis, si do diesis. Possiamo anche evitare di me di ripetere il mi se vogliamo, se no lo mettiamo, non muore mica nessuno. Quindi andremo a suonare si do diesis, mi e sol diesis. Ecco il nostro si settima, sarà sufficiente prenderlo così, la e re diesis. Non sono povero, no, no, no. Un po' di fuoco per scaldarmi un po' e poca luce per sognarti, no. Ecco, anche qui tre arpeggi, il primo di fa diesis minore settima, la do diesis mi e la, richiamano con quattro note qui a maggior ragione, e cerchiamo proprio di distribuire le note del nostro arpeggio partendo proprio dal basso. Qui addirittura io vado sul la a inserire anche la quinta. Ovviamente questo è un la settima maggiore, do diesis mi sol diesis basso di la. Quindi è chiaro che quando si fanno questi arpeggi dobbiamo arrivare a suonare l'ultima nota di queste, in questo caso sei note, perché io ne suono quattro con la destra e due con la sinistra. Dovremmo cercare di arrivare a 2, 3, 4 a suonare l'ultima delle note del nostro arpeggio. Quindi dobbiamo iniziare con la prima nota, un pochino prima. Giunti sul la settima maggiore, andremo a suonare quella che abbiamo fatto prima in do, naturalmente mi fa diesis sol si, acciaccando il si con il sol diesis. Sì, è appena dentro nella ripresa della telecamera, ma si vede, lo faccio qua. Quindi mi fa sol si sol naturale do diesis, pam pam pam, qui c'è il piccolo fil di batteria e il brano riprende. Sediti qui accanto, anima mia, ed abbandona la tua gelosia se puoi. Ancora il basso, combinazione, un po' di champagne se vuoi, amore. Come sei bella, amore. Pardon? Sorridi e lasciati andare. Chi può bussare a quest'ora di sera? Sarà uno scherzo, un amico, e chi lo sa? No, non alzate, chiunque
se si stancherà. Amore, come sei bella, amore, ho ancora un brivido in cuore. Anche qui, questo sì possiamo farlo anticipare dalla quarta, quindi suonare un sì con la quarta sospesa. Sì, mi, fa diesis, sì. Ba, ba, ba. Lì siamo appunto ancora se vogliamo, ma possiamo, ripeto, farne anche meno. Ba, 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 ba. Armonie sono sempre quelle. Ba, 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 ba. Fa diesis minore settima, si settima. Mi alternato al Mi settima maggiore e al Mi sesta. Per chiuderlo, possiamo, è un modo. Pardon? Sto bene, non ho mai fatto in questo finale. Quindi eravamo sul La. Sì. Il Sol minore che va in luogo naturalmente di quello che prima era un Do con il Mi bemolle al basso. Quindi andiamo quindi a suonare un La acciaccando il Do diesis e quindi un Mi con il Sol diesis al basso, la terza. Cos'è che ho fatto prima? Cioè, possiamo suonarla così. Sì, non ripeto, non me l'avevo provato in Mi, quindi mi dovete scusare. La, Mi con la terza al basso. Siamo basso di Sol. Andiamo ad acciaccare il Si bemolle suonando La insieme a Re. Questo è il movimento che dobbiamo fare. E quindi un Fa diesis minore settima che chiude sul Mi. Ed è, logicamente, ritmicamente, teniamo la stessa figura, gli stessi stop, il fil di batteria non lo possiamo fare a meno che suoniamo in una band, ma magari un bel pezzo da fare in band, anzi mi giro così vi saluto perché il tutorial è finito. Bel pezzo da suonare in una band, soprattutto se c'è i dischi di Battisti, quasi tutti avevano come protagonista la chitarra. Qui c'è una chitarra suonata con il wah wah. Anzi, ce n'è più di una. Quindi è chiaro che se suonate in una band e avete un bravo chitarrista che ritmicamente sostiene il brano, beh, c'è da divertirsi a suonare questa innocente evasione. Bene, scusate per qualche incertezza, ma mi è venuto in mente di fare il tutorial anche in Mi veramente prima di accendere la telecamera. Ok. Grazie per essere stati in mia compagnia, vi do l'appuntamento senz'altro a venerdì prossimo e magari a qualche altro videolino intermedio nel tempo che intercorre da oggi a venerdì prossimo. Un abbraccio dal Tino Crogati.